Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Io come sempre sono Guido e oggi siamo alle prese con la riparazione di un altro drone. Qui sopra c'è questo cassone immenso, gigantesco, pesantissimo, chissà cosa conterrà. Il cassone è un cassone della Tom Case, che è una delle migliori marche, diciamo tra quelle economiche, che fa queste casse antiurto di plastica, e per un professionista sono la scelta migliore all'interno di un budget limitato. Allora, qui dentro vi faccio vedere cosa c'è. Qui dentro ci abbiamo un Phantom 4 V2 a cui purtroppo, a seguito di un crash, Zero Tracking Ball, si è spezzata, e il problema è che si è sia spezzato il braccetto, diciamo, dello Yo, e si è anche strappato il cavetto del motore, quindi il motore dello Yo, e quindi dovremmo andare a sostituire entrambi questi elementi. In più si è rotta anche una delle due gambine, e sono stati persi i tappi. Questa, la gambina sinistra, sembra ancora integra, la gambina destra invece purtroppo si è spezzata qui alla base. Vabbè, si sistemerà tutto. Allora, intanto concentriamoci sulla gimbal. In questo video vedremo come riparare la gimbal. Per quanto riguarda la zampina invece lo vedremo in un altro momento su un altro drone, perché è un altro drone, che sempre un Phantom 4, che è completamente distrutto, e quindi dovremmo vedere come risolvere. Inoltre dovremmo anche verificare se i motori girano tutti bene, ma è una cosa che vedremo dopo. Prima di addentrarci nella riparazione del drone, volevo darvi un grande consiglio. Volevo consigliarvi di andare a visitare questa pagina flymore.com. Vi lascerò il link in descrizione e probabilmente lo farò comparire anche qui in sovraimpressione. Questo portale è un e-commerce, un rivenditore ufficiale DJI, Auto Robotics, Fimi, dirsi voglia, e anche qualche altra marca, e quindi vende sia droni che accessori. Il grande vantaggio di questo sito è che Mattia, il titolare del sito, il titolare dell'e-commerce, è una persona a parte molto disponibile e super corretta, ed è innanzitutto un contatto diretto con il quale il cliente può interfacciarsi. Quindi, che voi siate un esperto, che voi siate un principiante o un intermedio che magari ha bisogno di un consiglio, vuole sapere qualche cosa di più specifico sul drone, qualcosa che magari non è scritto nelle schede tecniche, nel sito internet del costruttore, può parlare direttamente con Mattia, che è molto preparato, naturalmente, essendo, diciamo, il suo mestiere, e inoltre è super disponibile e colloquiale. Andate a visitare anche il gruppo Facebook, dove ci sono, a parte sta diventando sempre più numeroso, ma poi ci sono gli utenti, che sono molti dei quali sono suoi clienti, che hanno creato una community molto, come si può dire, molto sentita, e si scambiano molto spesso pareri, consigli o opinioni, naturalmente nel settore dei droni. Dateci uno sguardo. Inoltre ci sono tantissime offerte che cambiano volta a volta, quindi tenetelo d'occhio. Allora, abbiamo momentaneamente spostato il nostro immenso scatolone, che è in grado di contenere 5 batterie, radiocomando, drone, eliche, chi più ne ha più ne metta, e ci concentriamo solamente sul drone. Allora, dobbiamo andare a staccare il corpo gimbal e lavorare esclusivamente su questo. Per fare ciò ci utilizziamo, come sempre, i nostri amici cacciaviti. Vediamo se c'è già la brucola giusta sopra, sì. E iniziamo a svitare queste viti, che dovrebbero essere, se non ricordo male, sono 8 viti. Allora, qui c'è il sigillo, quindi dobbiamo andare a togliere il sigillo della DJI, che vi ricordo essere quella pallina, diciamo, quasi di gomma, tipo colla a caldo, che serve per verificare se il drone è stato manomesso durante il periodo di garanzia. Speriamo di non metterci troppo tempo a fare questo intervento, perché è già tardissimo e domani mi devo svegliare presto per andare a lavorare. Okay. Quattro. E poi abbiamo altri 4 viti qui lateralmente.
mare. Ok, a questo punto dovremmo essere in grado di separare la gimbal dal drone. Ecco fatto. Allora, adesso qui sotto c'è una piastrina. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa piastrina qui, che è bloccata da due viti, che serve per evitare appunto che si stacchi il cavo della gimbal. Quindi con un cacciavite a croce andiamo a svitare i due viti che tengono fissa la piastrina. E qui è già venuto via tutto da sé. Mettiamo da una parte il drone che al momento non ci serve più. E qui abbiamo, diciamo, il corpo gimbal dove c'è tutta la scheda madre con la ventolina. Dicevo, la scheda madre, la ventolina, il cavo, qui c'è il motore dello Yo, che è quello che dovremmo andare a sostituire, e dovremmo andare a sostituire anche il cavo. Il cavo fa un giro un po' particolare, parte da qui, da questa scheda che c'è qui sotto, infatti dovremmo smontare questa scheda, e prosegue passando dentro il motore dello Yo. Allora, innanzitutto andiamo a staccare il cavo da qui. Questa pellicola la lasciamo qui attaccata, e qui possiamo aprire i connettori che bloccano il cavo. Ok, e qui il cavo è separato. Ok, adesso un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di andare a svitare queste quattro viti che ci permetteranno di staccare completamente il motore dello Yo da sotto, diciamo da sotto la meccanica della gimbal.
e abbiamo separato, diciamo, la parte rotta dalla parte ipoteticamente sana. Questo qui è il braccetto che si è spezzato, come vedete. Allora, iniziamo a prendere i pezzi di ricambio. Allora, questa è la gimbal che è rotta e qui ho una gimbal di recupero di un altro drone, di cui andremo a recuperare solo il braccetto che si è spezzato da sostituire a questo. E inoltre, oltre a questo, visto che il motore qui dello Yo ha il cavo spezzato, qui ho un altro motore, sempre Phantom 4, dal quale andremo a recuperare solamente però il diciamo lo statore, ovvero la parte con gli avvolgimenti, perché la capsulina, la campana del motore, ipoteticamente sembra che sia calibrata con la gimbal d'appartenenza. Quindi la campana di questa gimbal qui dovrà essere conservata per essere utilizzata con quest'altro con quest'altra gimbal. Allora, quindi iniziamo a smontare il braccetto che dobbiamo recuperare. Ci sono solamente queste tre viti che lo tengono. Le viti le rimettiamo qui sul motore. E andiamo a smontare il braccetto rotto. Qui andiamo a separare i connettori dal motore, dai due motori, diciamo, e andiamo a svitare appunto il braccetto rotto. Scogliamo questo mozzicone di cavo flat che è rimasto attaccato qui, poi andremo a sostituire col cavo flat nuovo e qui ci andiamo a mettere il nuovo braccetto. Mettiamo i due viti. E possiamo ricollegare anche la scheda ESC. Questa è la scheda praticamente che contiene sia l'ESC che pilota il motore del roll
è il motore dello Yo, e contiene anche un giroscopio che serve per verificare se la posizionamento dei motori è corretto. Allora, per il momento lo chiudiamo mettendoci una sola vite, che poi dovremo riaprirlo quando andremo a installare il cavetto, ma giusto per tenerlo fermo. Ok, e a questo punto andiamo a finire di staccare il cavo, questo cavo flat, quindi che sarà da sostituire. E questo andrà all'interno qui del motore del pitch, che dobbiamo andare anche questa a liberare, quindi andiamo a togliere questo carter da questa parte. Tosce le zanzare. E qui, cioè qui dentro c'è il motore del pitch, quello che regola diciamo il su e giù della telecamera. Dobbiamo andare a svitare queste due viti laterali. Allora, queste due viti laterali ci serviranno per togliere questo cappuccio che andrà a coprire gli avvolgimenti che vengono fatti del cavo flat, che sono due giri sostanzialmente. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo andare ad aprire il corpo della fotocamera, quindi cambiamo la punta perché abbiamo bisogno di una Torx e non più della punta esagonale, e andiamo a togliere le quattro viti qui dietro. E ora, facendo molta attenzione a non imbrattarci, perché qui su questo corpo, su questa scheda della, diciamo, che c'è dietro la fotocamera, c'è questa pallina di una specie di silicone di gel, che però è molto appiccicosa, e quindi cerchiamo di non toccarla perché ci si imbratta tutte le mani. Allora, a questo punto vediamo se riusciamo a spostare questa scheda senza smonta tutto. Noi dobbiamo staccare questo connettore che c'è qui sotto e possiamo ruotare la scheda. In questo modo dobbiamo ruotare la scheda perché dobbiamo andare a togliere questa pellicola che c'è qui sotto. Che va praticamente a coprire il connettore da staccare. Ok, in questo modo abbiamo liberato il cavetto. Adesso andiamo a recuperare il nuovo cavo. Ho preso un ricambio originale da Fly to Discover, vi lascerò il link in descrizione. È, diciamo, il mio fornitore, uno dei fornitori principali dei pezzi di cambio della DJI soprattutto, ma anche di altre marche. E iniziamo proprio da dove abbiamo terminato. Andiamo a togliere la copertura dell'adesivo qui dietro e andiamo a posizionare il connettore. Ecco fatto, e quindi ora andiamo a associare
lo statore del motore di recupero con il rotore, quindi con la cassa del motore, diciamo quello originale. Ecco fatto, quindi abbiamo riaccoppiato i due elementi. Quindi ora lavoreremo con questo motore qui. Perciò riprendiamo la staffetta che dobbiamo andare a rimontare con le sue vitine. E la andiamo a posizionare qui, come era in origine. Il motore naturalmente deve essere fluido quando gira, eh? Allora, a questo punto possiamo andare a montare il motore sul... ah no, abbiamo sbagliato, questa staffa va montata dopo. Prima dobbiamo mettere il motore in posizione e poi ci mettiamo la staffa, che se no non riusciamo a farlo entrare. Allora, mettiamo il motore in posizione, che deve essere naturalmente con il cavo rivolto verso diciamo verso il braccetto della gimbal, perché andrà a collegarsi poi nel diciamo nel connettore che c'è dell'esca qui davanti. Quindi ora avvitiamo le viti. Verifichiamo sempre che sia fluido il motore, perfetto, e poi andiamo a mettere la staffetta che abbiamo montato prima per sbaglio.
questo punto dobbiamo riaprire qui dietro questo affare. Che dobbiamo montare la fettuccia che abbiamo tolto prima, questa staffetta qui, che andrà qui e poi andrà a finire qui dietro. Prendiamo le viti che sono qui, fare si è leggermente piegato, vedrai nell'urto, vabbè, si riattrizza. E andiamo a collegare anche i cavetti nelle loro posizioni. Questo è il motore dello Yo e qui possiamo togliere il biadesivo che c'è qui dietro. Tutte e quattro le viti, siamo quasi a buon punto. Ora dobbiamo andare a incollare, vediamo un po' di queste plastichine che rompono quanto le scatole. Dobbiamo incollare il diciamo questo braccetto che abbiamo montato prima con il cavo dove ci sono appunto gli adesivi. Cercando di farlo tenere bene e poi possiamo andare a mettere il tappo che va a coprire, diciamo a nascondere un pochino tutto il bruttume. Thank you.
mettiamoci le sue viti. Ok, ecco fatto. Quindi ora non ci resta che rimettere questa roba all'interno del drone. Prima di fare questo dobbiamo far passare il cavetto qui dentro. Che si andrà a posizionare qui. E poi andiamo a farlo passare anche qui dentro. E andiamo a mettere le viti, le quattro viti. Ora dobbiamo far passare il cavo sotto questa staffa qui e andarlo ad agganciare qui dentro. E per far questo il cavo deve fare due pieghette. Se riusciamo a farlo uscire di là senza smontare tutto. Il telefono inizia a essere scarico. Speriamo che mi regga gli ultimi 5 minuti, visto che il telefono mi fa praticamente da schermo della fotocamera. So che è complicato, ma ce la possiamo fare. Ci siamo quasi. Ok, i cavetti sembrano entrati in posizione. Stringiamo chiudendo qui questo affare qui. Qui c'è il punto dove fa la piega. Rimettiamo l'adesivo. Dovrebbe tenere giù, che ormai non attacca più a nulla, e mettiamo anche l'adesivo qui sopra. Rimettiamo in posizione la scheda della gimbal. Qui c'è un connettore, vedi, bianco. Deve andare con quest'altro bianco e andiamo a rimettergli le sue viti.
sono due viti short che vanno qui dietro. Invece gli altri due viti che vanno davanti, prima c'è da metterci questo pezzetto di plastica, che è quello che serve anche per permettere al tasto di essere premuto, il tasto del binding. Il tasto dell'accoppiamento con radiocomando. Mettiamoci la sua vite, quella di qua. Ok, a questo punto l'intervento sulla gimbal dovrebbe essere concluso. Non ci resta che rimontarla sotto il drone e verificare che tutto sia stato fatto correttamente. In che modo? Accendendo il drone, sostanzialmente. Quindi rimettiamo a posto il cavo. Questo, e ci mettiamo un paio di viti giusto per evitare che non crolli, e poi se tutto a posto rimettiamo anche la fascetta sopra il cavo che abbiamo appena attaccato. Ora non ci resta che rimettere la batteria e fare una prova di accensione. Allora, ho già acceso il radiocomando, ho collegato il cellulare, accendiamo, incrociamo le dita, perché ogni tanto bisogna anche incrociare le dita, eh? E vediamo che succede. Allora, sembra essere tornato in posizione. L'applicazione, facciamo partire anche la registrazione dello schermo del telefono. Allora, qui sembra che ci dà tutto normale, non ci dà particolari segnali di problemi. Abbiamo il controllo della gimbal dal radiocomando, l'orizzonte è abbastanza orizzontale e sembra che stabilizzi tutto bene, come potete vedere. Sembra che l'intervento sia riuscito, sia andato a buon fine. Ora mi rimetterò le viti che ho lasciato, diciamo, in sospeso, ma una cosa che di poco conto, non importa registrarla. E l'ultima cosa che ci resta da fare è fare un volo. Ora non so se vi ho già mostrato il girato che ho fatto per fare, per vedere se il drone vola bene, più che altro se la gimbal si comporta bene mentre il drone vola. Nel caso l'avreste nel caso se l'ho fatto, sicuramente l'avete visto prima di questa parte finale. Io come al solito vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, fino a questo punto. Vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina e magari a mettere anche un like. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, lasciatemi pure un commento, tanto io, come potete vedere in tutti i miei video,
rispondo a tutti i commenti, naturalmente inerenti l'argomento. Per qualsiasi informazione ci sono anche i miei contatti social, la mia email giù in fondo nella descrizione. Se avete bisogno di esigenze particolari scrivetemi senza problemi. E inoltre vi lascio anche il link di due mie pagine social, che sono una su Patreon e una su Buy Me a Coffee, che sono praticamente due social network dove uno può supportare il proprio content creator, il proprio, diciamo, youtuber preferito, con qualche piccola donazione. Naturalmente tutto il ricavato servirà per migliorare la qualità del canale, acquistando degli strumenti e dei prodotti atti per migliorare appunto la qualità del canale. Vi ringrazio nuovamente e come al solito io vi auguro buon divertimento.